Fatico davvero ad analizzare questa partita, principalmente per un motivo. Siamo ufficialmente in crisi. Siamo in crisi, poco da dire. Non sono arrabbiato. Sono triste, molto triste, abbattuto, sconsolato, potrei trovare altri aggettivi per descrivere il mio umore come avremmo potuto avere probabilmente altri 10, 15, 20, 30 minuti senza riuscire a fare gol. È il momento più duro degli ultimi 10 anni, senza se e senza ma. Un like al video, passate in descrizione per scaricare OneFootball, migliore app che vi permetterà di capire se succederà qualcosa d'ora in avanti. Abbiamo un fine 2021 abbastanza comodo sulla carta, però siamo al settimo posto con 21 punti. Non è mica facile, eh? OneFootball gratis qui sotto in descrizione. Non è facile. Non è facile analizzare questa partita perché io poi guardo proprio da OneFootball, ci sono le statistiche qua. 59% di possesso palla, 15 tiri, 53% di duelli vinti. Il problema è che abbiamo perso 1-0. Abbiamo perso 1-0 e mi sento pure di dirlo, non credo nemmeno che sia meritata questa sconfitta. Perché se vado ad analizzare tutte le partite che ho visto in questa stagione, forse questa è una di quelle migliori per approccio, per atteggiamento, giocate quest'anno. E questo dovrebbe farci ancora più riflettere. Perché se anche in una partita davvero nella quale non me la sento di dire colpa di questo, colpa di quello, abbiamo giocato. Secondo me abbiamo fatto anche una discreta partita. Che è diverso da giocare bene. Perché giocare bene per me significa andare là e bombardare la porta dell'Atalanta con tiri qui e lì. Noi in porta non ci tiriamo. Come avremmo potuto segnare? Come può segnare questa Juventus? Intendiamoci, come può segnare questa Juventus? Qual è il modo che ha questa Juventus di far gol? A parte il piazzato, che può essere un rigore, un calcio d'angolo, la punizione che al 90esimo becca la traversa, un errore degli avversari, una giocata in ripartenza. Io fatico a trovare un modo in cui davvero possiamo riuscire a essere pericolosi. Perché è vero che per atteggiamento siamo andati bene, a disposizione in campo anche, secondo me, buona. Primo tempo con Dybala a larga destra, ho visto le cose interessanti. Abbiamo fatto anche delle azioni in cui due tocchi arrivavamo in porta. Arrivavamo là, però è che non tiri. E quella di Chiesa l'abbiamo tirato, e quella di McKennie l'abbiamo tirato, e quella di Bala l'abbiamo tirato. Occasioni ce ne sono state, azioni costruite, finalizzate per andare alla conclusione ce ne sono state, però non tiriamo. Arriviamo negli ultimi metri che non tiriamo. Secondo tempo, addirittura Dybala fa su Neve, Morata sulla sinistra, come pensavo di giocare tutta la partita. Sono soluzioni interessanti. Oggi ho visto delle soluzioni diverse dal solito. Ho visto la volontà di fare il 4-3-3, di mettere dei giocatori in altri ruoli che magari hanno dato anche risposte positive. Però torniamo sempre lì. Che è il risultato? Cioè, è inutile che giriamo intorno e facciamo i discorsi aulici. Ragazzi, l'Atalanta meritava di vincere oggi? Probabilmente no. Ha vinto? Sì. Bene, 3 punti a lei e 0 a noi, che sono 6. Che sono 6 perché oggi un pareggio sarebbe stato quasi una mezza sconfitta. Un pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta perché tu avevi 4 punti da loro e dovevi recuperarne almeno 3. Poi oggi un po' di mala sorte, me la sento di dire, al di là appunto della traversa, ma parlo di infortuni, non di calcio, parlo degli infortuni. E Chiesa e McKennie, Madonna, e Szczęsny nella partita aveva un dolore al ginocchio sinistro, santo il Signore. Se ci casca il pisello, ci rimbalza nel culo. Quest'anno va così. Questa partita qua poi mi fa veramente capire a maggior ragione che questa è una stagione. Io sono sempre stato positivo sul quarto posto, dicendo arriviamo a fare il quarto posto, può anche essere. Ora vedo buio, Ora vedo l'oscurità più totale. Ribadisco, per fortuna che adesso abbiamo delle partite semplici, però le squadre piccole, chiamiamole piccole, anche se ormai forse ci possiamo mettere lì in mezzo tra le medio piccole, dato che occupiamo una posizione di classifica in questo momento preoccupante, sono quelle che ci hanno fatto penare di più, sono quelle in cui abbiamo fatto più fatica a guadagnare punti.
Mi dispiace proprio perché io sono dell'idea che questa squadra, ma non ne faccio mistero, non ne ho mai fatto mistero, manchi un finalizzatore. Noi non abbiamo dei giocatori importanti da area di rigore che giochino là davanti. E non è, guardate bene, non è un attacco Morata, perché mi piacerebbe vedere Morata riproposto eventualmente anche largo insieme a un altro centravanti, perché Morata può giocare benissimo in coppia con un attaccante, con un finalizzatore. Guardate l'anno scorso con Ronaldo, l'anno scorso Morata non è stato un problema, è stato un giocatore che ha fatto una stagione importante lo scorso anno insieme a Cristiano Ronaldo, perché Morata non può essere il giocatore che gioca da solo, che fa reparto da solo. Cioè, per quello che vi dico, giochiamo altri un'altra ora? Come facciamo a far gol se giochiamo un'altra ora? In quale modo riusciamo ad arrivare là per... ci manca qualcosa negli ultimi metri, ci manca qualcosa sotto il profilo della finalizzazione, però io oggi ho visto voglia, ho visto un atteggiamento positivo da parte dei giocatori. Per quello che vi dico, persa, sì, sono triste, sono deluso, non sono arrabbiato. Oggi faccio davvero... E lo so che magari qualcuno non sarà d'accordo con sta cosa qua, ma il calcio è bello per questo, perché ognuno poi c'ha il suo modo di vederla. Io sono amareggiato perché guardo la classifica, guardo il recente passato, guardo i risultati, ma cosa ci aggrappiamo, ragazzi? Non facciamo gol neanche con l'Apis. E dietro lo prendiamo, noi sbagliamo un passaggio, ce lo fanno. E solitamente, cioè, l'Atalanta ha fatto gol come di solito faccia a noi, su un episodio, giocando su un errore dell'altro. Noi è l'ennesima volta che prendiamo gol per un errore nostro, una giocata, un qualcosa di... Non lo so, perché live prima su Twitch qualcuno mi chiedeva: Luca, ma secondo te come si sistema questa situazione? Ah, ma che domanda facile. Ma come la sistemi questa situazione? Io fatico a capire se è un problema mentale, se è un problema fisico, cioè vai meno degli altri, se è un problema tecnico, cioè l'allenatore o i giocatori che proprio, se è un problema di livello, se è scarsi. Probabilmente tra queste cose, ragazzi, c'è un po' di tutto, però ogni partita che fa la Juve, la volta dopo, dico, è diversa da quella prima, ci sono altri problemi rispetto a quella dell'altra volta. Cioè, siamo andati a Londra con 4 mediani in linea, con una paura di cagarci addosso, record, e in casa nostra abbiamo messo 28 attaccanti a un certo punto, che certo ci sta, stai perdendo, però qual è il filo conduttore logico che unisce queste due scelte, queste due visioni della partita? Qual è il filo conduttore che nelle ultime 20 partite abbiamo sempre giocato baricentro basso, 4-4-2 in difesa, che non sia mai che passi un pallone, e oggi abbiamo giocato 4-3-3 con Dybala che viene a fare anche la fase difensiva dietro nel pallone, e che giochiamo anche propositivi, proviamo a fare... Qual è il filo conduttore? Io sono contento oggi di aver visto qualcosa di diverso, perché come è andato fino adesso, prima di questa partita, non si può mica più continuare in quel modo, e quindi spero che sia definitivamente messo da parte, nonostante non abbia portato il risultato, perché ci manca qualcosa e ci continuerà a mancare qualcosa. In qualsiasi modo proverai a giocare la partita, secondo me qualcosa ti mancherà, perché secondo me alcuni giocatori proprio livello più basso rispetto alle altre squadre, ed è giusto che ci siano avanti le altre squadre. Oh ragazzi, guardo la classifica di Serie A, classifica di Serie A al volo in diretta: Napoli primo, abbiamo perso; Milan secondo, abbiamo pareggiato; Inter terza, abbiamo pareggiato; Roma, Atalanta quarta, abbiamo perso; Roma e Lazio abbiamo vinto, e Fiorentina abbiamo vinto. Quindi significa che noi ce la giochiamo con quelle squadre lì, con quelle squadre che stanno oltre il quarto posto, perché con le prime quattro abbiamo fatto due punti contro Napoli, Milan, Inter, Atalanta, in quattro partite, due punti. Con quelle dopo, quinta, sesta e settima, ne hai fatti tre. Ora, non è così facile, è ovvio che non è così facile. Però viene da dire che da quarto posto non sei. E dovrai giocare forse addirittura sudando l'Europa League. Questo punto, in questo momento, davvero vedo nero. In questo momento vedo nero. Non vedo modo in cui possiamo approcciarci, in cui possiamo concretizzare anche quel poco che facciamo negli ultimi metri. Alleniamoci sui calci d'angolo, alleniamoci sulle punizioni, alleniamoci sui rigori. Ma cosa vi devo dire? Ormai siamo in una situazione veramente deficitaria. Non ho proprio più idea di come dire, vai, incastriamo. E siamo questi qua, forse aveva ragione Chiellini con l'Empoli.